sincerità. Adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità ha un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso la porto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare e rifare l'amore per ore, per ore, per ore. Aver poche cose da dirsi, paure da volte pentirsi, ed io coi miei sbalzi d'umore, e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, luce per non farmi soffrire, a volte era meglio morire. Sincerità ha un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Sincerità. Come per le precedenti edizioni, siamo a Sanremo per la 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Con me Stefano D'Angelo e Antonella Pacella. Ma dov'è Antonella, scusa? Ciao Enzo, non ti ho abbandonato, eccomi qua puntualissima per la nuova edizione del Festival di Sanremo e ci troviamo proprio qui nella Città dei Fiori per dare il via alla gara canora più bella d'Italia. E proprio con speciale Sanremo di Enzo Coletta parleremo delle curiosità, dei personaggi, degli uomini e delle donne che calcheranno il palcoscenico dell'Ariston e soprattutto degli artisti e delle loro canzoni. Complimenti per la performance di ieri sera. Grazie. Sei una critica tutta favorevole. E un po' di bigottismo c'è stato, l'Italia secondo te è un po' bigotta ancora? Ma un po' sì, mi sembra di averlo detto, sì. Credo che sia un'Italia un po' bigotta ancora, ma comunque presto si riprenderà, o perlomeno questa è la nostra speranza. Comunque hai trattato, per me intervistare Masini è un motivo di grande affetto e piacere, no? Dalla sera del 2005. Senti, hai trattato Marco il tema dei gay, no? Una storia, una vicenda personale, no? Che ti riguarda, persone davvero vissute. Ma se le storie sono tutte vere, non si inventano, è difficile inventare una storia. Sì. No, l'hai detto poco fa in conferenza stampa. Sì, appunto, è difficile inventarla la storia. Sì. Ci sono ancora cantautori impegnati politicamente, secondo te? Anche perché la politica ha perso credibilità, no? Ma secondo me, poi ognuno può pensarla come vuole, e non c'è più l'impegno di ieri nel cantautorato. Rimprovero anche la destra di non avere appoggiato molti cantautori, di essere stata abbastanza superficiale nei confronti dei giovani cantautori. Questa cosa l'ha iniziata sempre la sinistra e molti sono andati dietro, anche per comodità. E questo mi dispiace, perché forse sarebbe stato più equo se da parte di tutte e due le parti ci fosse stata un'attenzione maggiore nei confronti della musica. Senti Marco, siamo in Canada, quindi un saluto per i telespettatori anche sul satellite. A tutti gli italo-canadesi, un abbraccio da Marco Masini. Un tuo saluto, un commento, questa prima serata, secondo te sei soddisfatto di come sono andate le cose? Io sono molto contento perché la protagonista, la musica, l'ha fatta da padrona. Avevi promesso? Sì, come avevo promesso e come volevo che fosse. Mi è mancato un pochettino un mio caro amico in questa edizione del 2009, che peraltro è un vostro conterraneo, che è Michael Bublé, col quale ebbi la fortuna di aprire il 2005. Nonni di Villa Santa Lucia, in provincia di L'Aquila. Esatto, custodito ed allevato da quella straordinaria terra di libertà che è il Canada. Grazie davvero ragazzi. E invece per Laurenti ha risposto, insomma, sei soddisfatto, oppure ha detto, ma che... Io di Laurenti sono sempre soddisfatto, sono 18 anni che è amico mio, non solo è un grande artista, ma è un amico, una persona di grande sensibilità. Grazie. Lo ti ringrazio, buon lavoro, è andato tutto bene, non hai carta bianca, abbiamo saputo, per questo festival. Qualche paletto c'è, no, dalla RAI? I paletti ci stanno sempre, fanno parte anche quelli della libertà, grazie. Simona Molinari, ciao Simona. Ciao Enzo. Ben trovata, in bocca al lupo, bella performance ieri sera. Simona nasce a Napoli ma è aquilana adottiva, quindi approfittiamo per questa intervista per passarla ai telespettatori che ci seguono in Canada e sul satellite, magari gli abruzzesi, no? Sì, tra l'altro sono affezionata ai canadesi perché sono stata in Canada ad agosto. Ho letto che improvvisamente arriva una telefonata
e ti propongono di intraprendere una tournée in Canada, a Montreal poi. Montreal e a Toronto sono stata. Benissimo, io ti ringrazio per questo primo contatto che abbiamo avuto con te, poi tanto ci rincontreremo in quel della provincia di L'Aquila, no? Sì, eh? Sì, appena tornerò a casa. No, ma anche nello stand della provincia, al Palafiori, no? Ah, ok. Ci troviamo all'interno del Palafiori, un punto nevralgico qui a Sanremo. Precisamente siamo nello stand della provincia dell'Aquila, una provincia molto estesa del territorio abruzzese, caratterizzato da fauna, flora, storia, arte, cultura e antiche tradizioni fortemente radicate. Insomma, un territorio da visitare. Allora, a chi dedichi questa vittoria, Sandra? Alla mia terra. Hai sentito tuo padre, che è un grande cantante? Sì, l'ho sentito e qui no, ancora non lo devo sentire. Senti, ancora... Approfitta per salutare gli amici del Canada. Un abbraccio affettuoso agli amici del Canada. Oh, ci vediamo presto, con la musica, ciao. Chi hai sentito? Ho sentito ancora nessuno, perché sono un po' braccato. Marco, un sogno che sia vera. Sì. Hai sentito Maria dopo la vittoria? No, non l'ho ancora vista, però la vedrò sicuramente adesso. Parrucchiere a Sanremo, mi sembra che sia davvero una cosa straordinaria. Prima c'era Amici Sanremo. Sì, bellissimo, un grande salto di qualità. Ho realizzato i miei sogni e spero di continuare a realizzarli. È difficile da valutare, anche due maturità diverse. Abbiamo saputo che stanno smantellando la tua casa lì in Sardegna. Hai fatto una telefonata? No, non ancora. Allertiamo la protezione civile. Marco, allertiamo la protezione civile. No, non avvertiamo nessuno. Allora, non avvertiamo nessuno, ok, d'accordo. Solita calca di giornalisti che tentano di strappare un saluto ai big che hanno vinto questo festival della canzone italiana 59esima edizione. È davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Antonella Pacella, grazie Antonella per le interviste e grazie a Stefano D'Angelo, sono sue le immagini, è stata davvero una serata, un rush finale davvero incandescente, qualche telecamerata è arrivata, ma alla fine siamo riusciti a strappare Povia, il solito Povia, che ha fatto il Povia della situazione, ogni volta fugge e va via. Grazie, all'appuntamento al prossimo anno, sempre se ne avremo voglia. Tu vuoi dire qualcosa? Sì, è stata una bellissima esperienza e alla fine ne siamo usciti vincitori, Enzo, vero? Certo, anche quest'anno. Certo. Quindi ti ringrazio e sicuramente ci vedremo, se tutto va bene, l'anno prossimo. Ciao!